Buonasera, bentrovati amici della libreria IBIS, grazie per la vostra partecipazione. Ehm, chiaroveggenza, telepatia e medianità, questi sono gli argomenti di questa serata e anche le colonne portanti di una casa editrice che si chiama Il Settenario e chi ci parlerà di questi argomenti e della casa editrice è la la creatrice appunto della, di questa nuova etichetta, eh, Cecilia Magnanensi. Ciao Cecilia, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, buonasera ai presenti qui in libreria e a coloro che ci stanno seguendo anche eh, in diretta. Sì, oggi sì, è... abbiamo, abbiamo dei, degli spettatori anche in presenza, dopo tanto tempo si comincia ad avere un po' di persone anche nella saletta. Sì, Bene, Cecilia, è direi una cosa due, buona questa. Sì, direi due cose della, del tuo operato. Eh, Cecilia Magnanensi, autrice e collaboratrice di volumi, appunto, riguardanti la ricerca psichica e di innumerevoli articoli sugli stessi eh, temi, pubblicati soprattutto nel periodico Luce e Ombra, una storica rivista del settore per la quale appunto Cecilia ha collaborato per tanti anni. Inoltre è creatrice e curatrice del blog Magicamente Colibri. Bene, se mh, ricordo che la, la, la serata come le precedenti e le future rimarrà registrata nel, nel, nel canale YouTube, su Facebook. Ehm, chi vorrà potrà porre delle domande a Cecilia che io le girerò. Niente, eh, Cecilia dopo e, buona buona conferenza. Bene, allora eh, illustrerò alcuni libri appunto della mia casa editrice che non si occupa soltanto di determinati argomenti legati alla paranormale. Eh, ho eh, pubblicato diversi altri testi. Comunque, eh, i tre che stasera eh, desidero presentare hanno eh, appunto un tema comune che è il mondo del, anzi, è un mondo eh, comune che è quello del paranormale. Eh, diciamo una linea sottile li lega comunque tutti e tre perché in tutti e tre si parla anche di medianità. Eh, in uno eh, si parla di chiaroveggenza e telepatia e si accenna anche a qualcosa della medianità, ma non nello specifico dell'argomento, mentre gli altri due eh, riguardano eh, la, eh, la medianità. Ecco, i tre libri sono questi. Eh, il libro di Cesare Baudi di Vesme, i prodigi nei giochi d'azzardo, che eh, riguarda eh, soprattutto eh, i fenomeni legati a, a giochi come la roulette, le carte e altri, poi vi illustrerò meglio. E questo è un libro che è stato pubblicato nel 1930 perché Baudi di Vesme è un ricercatore. Italiano che è vissuto eh, tra l'Ottocento e il Novecento è stato anche un valido ricercatore, eh, un valido divulgatore eh, della materia e questo libro eh, è un po' dimenticato, nel senso che eh, non, non è molto conosciuto, magari dagli eh, studiosi del settore, sì. Io ho voluto eh, rieditarlo proprio perché mi sembrava un argomento eh, anche poco studiato, nonostante sia legato ad argomenti come la telepatia, la chiaroveggenza e in parte, vi ho detto, alla medianità. Eh, Ernesto Bozzano è un nome molto conosciuto. Eh, nell'ambito del paranormale perché è stato uno, un pioniere della ricerca psichica, come viene, veniva definita e ancora viene definita eh, questa ricerca sui fenomeni eh, paranormali. Ernesto Bozzano ha scritto tantissimo, ha eh, pubblicato non solo in Italia ma anche all'estero perché era un punto di riferimento per lo spiritismo eh, internazionale. E anche questo libro è una riedizione eh, di un libro in realtà uscito postumo nel 1946, eh, però ehm, ed è in una edizione ampliata rispetto alla prima edizione che aveva pubblicato Bozzano. Il terzo invece l'ho scritto io ed è diciamo. Eh, il libro di partenza per la casa editrice perché eh, intanto non pensavo di eh, scrivere un libro. Eh, è venuto a crearsi piano piano e ehm, l'ho scritto eh, pensando di eh, fare cosa gradita alle amiche perché eh, parla della medianità di Claudia Ferrante che era... Eh, una medium ma con la scrittura automatica era mia mamma e allora eh, avevo del materiale eh, da eh, divulgare anche se molte cose eh, qualcuno già eh, lo conosceva. Ecco, il primo libro di cui vi voglio parlare è proprio il libro I prodigi nei giochi d'azzardo. Io qua ho eh, posto le eh, ho messo le immagini degli indici dei libri in modo che non ve li sto a leggere, possiate vedere eh, tutti gli argomenti trattati nei vari libri e la copertina del, del libro. Eh, faccio una premessa, appunto, nel libro c'è la prefazione di Massimo Biondi, che è uno studioso, un parapsicologo eh, molto valido e ehm, ho affidato a lui la prefazione perché sapevo che avrebbe fatto una buona presentazione sia dell'opera che della figura di Baudi di Vesme. Infatti nella prefazione viene illustrato un caso molto famoso di previsione di numeri all'otto di cui si era occupato uno studioso del calibro di Lombroso. Lombroso, Cesare Lombroso, è uno studioso che eh, si è interessato anche di medianità perché ha partecipato a delle sedute con la medium eh, Eusapia Palladino e ha, ha, fatto, ha eseguito anche dei controlli insieme a un altro ricercatore che era eh, Enrico Morselli, un altro psichiatra molto noto eh, nella nostra eh, storia. E eh, in un suo libro, appunto, L'Ombroso, riporta il caso di questa Rosa Tirone che eh, aveva eh, vinto una bella somma eh, di denaro eh, giocando dei numeri all'otto che lei aveva sognato eh, e le erano state eh, trasmesse dal suo fidanzato che era morto. La storia, mentre nel libro, mentre Baudy di Vesme racconta appunto di questa vicenda: quindi, il sogno, quello che viene detto dal fidanzato alla giovane donna, e poi l'uscita dei numeri. Nella prefazione invece viene eh, raccontato poi il seguito della storia e anche il precedente perché sembra che non fosse quella la prima volta che la donna eh, giocava quei numeri, perché eh, sembra appunto che eh, fosse un certo, per un certo periodo lei ha sempre giocato quei numeri poi alla fine. Ha, ha vinto una somma che poi siano legati eh, anche a un sogno, eh, può essere perché, eh, non so se a voi eh, si mai capitato, si dice che a volte appunto si sognano o dei numeri appunto si visualizzano questi numeri oppure c'è la visualizzazione di persone care che indicano dei numeri da giocare all'otto oppure non soltanto all'otto ma anche per esempio alle corse dei cavalli un argomento che viene trattato anche in questo libro oppure eh, al gioco della roulette quindi ci sono Uh, le situazioni in cui questi sogni, la in questi sogni vengono rivelati dei numeri da giocare e c'è chi eh, racconta di avere vinto e qui ci sono alcuni, alcuni casi in proposito eh, c'è eh, la testimonianza eh, di una m, signora che eh, m, racconta di avere sognato una donna che lei conosceva e che ogni tanto buonasera ogni tanto ehm, andava a casa sua a mangiare era una persona che non aveva molti mezzi economici e ehm, questa signora che eh, era la moglie la, la madre di un ricercatore che si chiamava enrico falcomer eh, questa signora falcomer appunto la ospitava e eh, sapendo che era in grosse difficoltà le aveva anche una volta regalato una coperta perché si potesse coprire, eh, dato che eh, era in una condizione piuttosto precaria eh, sempre nella notte. E una, per un certo periodo lei non ha più visto questa donna e ha immaginato che le fosse successo qualche cosa. E una notte l'ha sognata e ha sognato che le dava, eh, la ringraziava intanto per eh, quello che aveva fatto per lei, e eh, per ricompensarla le dava dei numeri da giocare all'otto. Questa donna poi eh, la, si è informata eh, per, sulla sorte di questa sua ospite, e è venuta a sapere che era morta già da tempo. Eh, ha giocato i numeri che le erano stati suggeriti in sogno e ha vinto. Eh, ma non è stata l'unica anche eh, ho già detto prima, altre in altri casi questo è successo. Eh, nel sogno, ho detto, certe volte eh, vengono questi suggerimenti nel sogno oppure anche per Uh, ispirazione, o una persona si sente di dover giocare o i numeri all'otto o i uh, numeri alla roulette, per una sorta di ispirazione. Sente che deve puntare su quel numero oppure uh, giocare, uh, cioè puntare, uh, scommettere su un cavallo nelle corse ai cavalli. Ti capita quindi che uh, ci sia la vincita. Eh, C'è anche il caso di una giovane donna che eh, si interessava di spiritismo, di medianità e eh, faceva regolarmente delle sedute medianiche. Il fidanzato non credeva assolutamente a queste eh, capacità, allora eh, un giorno la sfidò eh, chiedendole eh, di eh, fare una richiesta. Ai suoi spiriti di eh, dare dei numeri eh, per anzi, la, il nome eh, di un cavallo vincente a una corsa. La ragazza eh, sapeva che, insomma, le aveva detto che non poteva essere. Questo è il caso, non voleva chiedere eh, un, un numero, però si provò. A fare una seduta e eh, le venne detto eh, che un certo cavallo si sarebbe piazzato primo e un altro secondo. La giovane confuse la mh, posizione di arrivo dei due cavalli e quindi giocò, ma perse tutto perché aveva puntato. Sul secondo una certa somma, pensando che fosse eh, il primo e eh, quindi non, non vinse eh, nulla riguardo a questa corsa. Naturalmente, ecco, sono situazioni un po' particolari. Non è che succeda sempre. Uh, in questo modo uh, ci sono anche, uh, vedete, nell'indice: si parla del, uh, dell'otto, ecco il primo capitolo, dice le uh, munizioni dei coscritti. Uh, questo uh, perché un tempo uh, i soldati di Leva uh, non sono se accadeva anche in Italia. Ma eh, i casi riportati da Vesme sono ehm, eh, olandesi o belgi, adesso non mi ricordo bene di quale nazionalità. I giovani venivano, dovevano estrarre un numero e in base a quello venivano più o meno arruolati eh, nell'esercito, facevano il servizio militare e ci sono stati dei casi raccolti da uno studioso. In cui eh, questi giovani avevano o sognato o sentito che sarebbe uscito, cioè avrebbero estratto quel determinato numero. E eh, la, ha raccolto questi m, pochi casi, a dire la verità, perché eh, non avevano tenuto conto ovviamente di, queste, eh, di questi eventi, anche i testimoni, però eh, è riuscito a raccoglierne qualcuno e quindi a eh, raccontarlo. Poi eh, mh, si parla della, del gioco dell'otto, delle corse, e anche eh, c'è un capitolo sulla borsa perché parla di un caso in cui una persona attraverso eh, la medianità di una persona amica eh, veniva, eh, diciamo, sollecitato a eh, fare eh, delle diciamo delle adesso non so nel gergo della, della borsa come sia, però insomma eh, a investire eh, de, certe somme in borsa e quindi eh, per un bel periodo gli ha fatto guadagnare parecchi soldi questa cosa. A un certo punto però, eh, pur seguendo le direttive di questo spirito, a un certo punto l'uomo ha perso tutto e naturalmente... Eh, si è eh, alterato per questa cosa perché dice, mi è ingannato, è voluto, cioè, ha ingannato, eh, ha dialogato con lo spirito eh, dicendo che insomma, era stato ingannato e tutto quello che aveva guadagnato l'aveva perso. Eh, adesso io vi illustro un po' a grandi linee, magari nei particolari posso non essere precisa perché eh, ovviamente tutti i casi eh, non, non le ho eh, tutte studiate a memoria, non me le ricordo, so, vado un pochino eh, così a ricordare, e eh, naturalmente però questa esperienza eh, ha lasciato comunque un insegnamento a questo uomo. Lui alla fine dice, in fondo se non avessi fatto questa esperienza non mi sarei avvicinato al mondo della medianità, e quindi non avrei cominciato a eh, ragionare su eh, certe questioni. Quindi l'avevano eh, aiutato, l'ha aiutato questa, eh, questa esperienza. Poi ehm, nel caso delle carte, eh, nel capitolo delle carte c'è un paragrafo, vedete, che dice il re dei prestidigitatori di fronte al re dei chiaroveggenti. Il primo era Roberto Uden, ehm, un famosissimo prestigiatore che, da cui eh, Udini ha preso il nome. Era una persona molto conosciuta. Uh, e molto scettica su, uh, su questi fenomeni e quindi sfidò un chiaroveggente molto noto al tempo che era Alexis Didier. E ha fatto diverse prove con questo chiaroveggente. Il chiaroveggente aveva eh, gli occhi bendati in modo da non vedere alcun movimento eh, delle mani del prestigiatore e neanche, cioè non poteva vedere le carte, anche se eh, ehm, diciamo il prestigiatore le teneva eh, nelle sue mani. E utilizzava dei, max, eh, dei mazzi di carte intonsi, appena comprati, quindi non potevano essere stati utilizzati prima né dal Chiaroveggente né da altre persone. E eh, Didier eh, indovinava sempre eh, la carta che avrebbe diciamo, eh, scelto il prestigiatore. A volte anche prima che questa la mettesse sul tavolo, prendeva il mazzo di carte prende, e eh, di volta in volta prendeva una carta e quindi, naturalmente, mescolandole, perché i mazzi, sapete, i mazzi di carte, sono eh, quando sono nuovi eh, sono eh, raggruppati per eh, i semi, e quindi mh, il prestigiatore ha eh, mescolato sempre bene le carte e ha rilasciato una dichiarazione ehm, ai, ehm, agli studiosi che avevano approntato questo, questi esperimenti, in cui dichiarava proprio di essere molto ehm, impressionato dalle capacità di questo chiaroveggente, Quindi, eh, dicendo anche che non poteva esserci alcun trucco in queste eh, esperienze. Poi eh, ci sono degli altri casi che riguardano la, la roulette eh, e eh, qui mh, riguarda non tanto, a volte sì anche il, il sogno, eh, però anche eh, l'intuizione da parte delle persone. Eh, di giocare determinati numeri e poi elaborare delle strategie di gioco, cioè pensare, ecco, eh, vediamo quello, cioè, vedono magari una, un trama cavalle, allora eh, passava con un certo numero, visualizzavano, vedevano quel numero, suggeriva loro di. Puntare quel numero, poi eh, elaboravano una strategia. Queste persone dicevano: Magari lo punto questo numero eh, alla non so, la seconda, terza o quarta volta in base a un altro numero. Che avrebbero visualizzato quindi una cosa un po complicata che non vi sto a descrivere perché appunto sono uh, procedimenti che eh, hanno fatto più di eh, una persona e comunque eh, vincevano eh, facevano eh, puntavano questi eh, numeri eh, a loro anche lì vincevano eh, se facevano invece eh, delle giocate soltanto mentali eh, non sempre eh, riuscivano a eh, individuare i numeri vincenti. Poi eh, sono descritte altre esperienze eh, molto interessanti, il capitolo settimo, molto ricco di esperienze fatte da questo eh, ricercatore Okorowitz con eh, la medium Stanislava, eh, che aveva eh, notevoli eh, capacità anche eh, diciamo non soltanto medianiche ma anche di effettuare ehm, dei fenomeni fisici spostamento di oggetti e, e anche influenza eh, su eh, degli strumenti infatti eh, una delle prove eh, a cui eh, è stata sottoposta era quello di eh, indovinare il, um, un numero che un certo meccanismo che agiva in maniera casuale eh, faceva eh, risultare. Quindi eh, questa eh, medium riusciva anche a ehm, prevedere questi numeri. E fat, eh, sono state fatte diverse prove con lei. Quindi diciamo che eh, in questo primo eh, libro Vesme fa un'ampia carrellata di questi fenomeni che secondo me eh, bisognerebbe un pochino eh, studiare, anche se non sono così frequenti magari come altri. Però eh, si possono magari fare delle analogie, delle, eh, diciamo, magari delle indagini più mirate rispetto a quelle che si facevano una volta, più controlli. Se uno vuole fare uno studio per fare una verifica sulla realtà della chiaroveggenza, della telepatia, oppure della medianità, ma in questo caso, vi ho detto, sono molto rari eh, gli episodi che, eh, legati alla eh, medianità ehm, ecco un'altra cosa che eh, volevo dire è con mh, le ispirazioni possono anche avvenire eh, c'è ci cioè un caso o due eh, che riguardano dei mh, fenomeni uditivi persone che hanno sentito c'è cioè una persona che ha sentito a un certo punto un rumore di applausi e il nome di un cavallo. La persona, facendo, rendendosi conto che il nome che aveva sentito era quello di un cavallo, ha ehm, giocato, ha puntato, ha fatto una scommessa su questo cavallo e naturalmente ha vinto, ha eh, potuto vincere alle, alle corse. C'è qualcosa che. No. Dicevo che c'è un legame appunto che unisce questi tre libri ed è quello della medianità. Più nello specifico, un, um, un testo che riguarda la medianità è questo: Conversazioni medianiche tra viventi. Il titolo in origine era Comunicazioni medianiche tra viventi. Ed è un lavoro che è uscito sulla rivista eh, Luce e Ombra nella, dal 23 al 25 a puntate, eh, rivista a cui Bozzano eh, ha collaborato attivamente e ha riportato mh, numerosi casi. Poi ha pubblicato una monografia con lo stesso titolo e negli anni della guerra. Della seconda guerra mondiale, eh, Bozzano eh, si è preoccupato di ehm, ampliare e eh, arricchire i numerosi libri che aveva scritto nel corso degli anni. E uno di questi, appunto, eh, riguardava le comunicazioni medianiche tra viventi, che poi è stato pubblicato nel 1946 da Gastone De Boni, che. Mh, era un ricercatore più giovane di eh, Bozzano e da lui considerato come un figlioccio. Erano, avevano un legame molto stretto, tant'è che tutto il patrimonio bibliografico che aveva accumulato negli anni Bozzano è andato in eredità a De Boni, che era un medico eh, della mutua, era un medico veronese e ehm, si è appunto interessato alla pubblicazione dei libri di Bozzano dopo la sua morte e uno di questi è appunto Comunicazioni medianiche tra viventi, che lui però ha intitolato Da mente a mente. Io ho voluto un po' riprendere nel titolo quello originale, Conversazioni, però ho sostituito a Comunicazioni perché... In questo caso mh, sono delle vere e proprie conversazioni medianiche tra eh, il medium e eh, questa, mh, lo spirito diciamo, del, del vivente. E poi ho eh, messo come sottotitolo mh, per dare una maggiore eh, forza anche da mente a mente, ho utilizzato come sottotitolo, quello, eh, il titolo invece usato da eh, De Boni. In questo libro ho fatto una introduzione in cui ehm, ho raccontato anche alcuni, recenti, alcuni casi recenti di comunicazioni medianiche tra viventi. È un argomento che io avevo già trattato in un articolo eh, e quando avevo cercato un po' del materiale eh, per documentarmi, anche materiale, volevo materiale anche un po' più vicino a noi, ho trovato soltanto due casi che ho riportato e mh, sono, eh, riguardano un caso. Eh, che eh, ha raccontato Alfredo Ferraro, che era un fisico, che si è occupato molto di medianità, ha, mh, ha fatto molte esperienze con vari gruppi medianici eh, in Italia, è morto qualche anno fa, quasi centenario, adesso non mi ricordo l'età esatta, e eh, lui ha seguito in particolare alcuni eh, Gruppi anche molto conosciuti, il Cerchio Firenze 77, ha partecipato alle sedute con Roberto Setti e con il Cerchio Ifior di Genova, perché poi lui era genovese quindi aveva maggiori contatti eh, con quel gruppo. E ha raccontato un caso eh, che era capitato. Un altro caso raccontato invece da. Ehm, di Verziani, adesso mi sfugge il nome, eh, che eh, era una, uno studioso di medianità, faceva sedute con la moglie, e eh, anche lui è morto qualche anno fa, eh, piuttosto anziano, e eh, anche lì durante una seduta eh, si è manifestato un vivente. Ecco, nei casi, in questi due casi, chi si è manifestato era vivente, però, infatti se poi si sono fatti tutti i riscontri, si sono, sono due casi veramente interessanti, eh, persone sconosciute totalmente a Versiani e alla moglie. Il più delle volte invece si dice, e Bozzano insiste molto su questo, la manifestazione di un vivente, dice, deve esserci, c'è cioè, cioè, eh, quando eh, è possibile un rapporto psichico tra il medium e la persona che si manifesta. Diciamo che questo rapporto psichico, questo legame familiare, può essere un familiare, un amico, comunque una persona conosciuta, è molto importante, eh, soprattutto. Mh, in tanti casi di chiaroveggenza, di precognizione, eh, si parla molto spesso di questi casi in ambiti familiari, cioè la madre che eh, prese presente, il, il, non so, un evento eh, drammatico per i propri figli, oppure il marito per la moglie, o viceversa. Eh, e quindi diciamo. Ci deve essere un legame però questi due casi che io ho trovato eh, riguardano invece persone totalmente sconosciute anche bozzano riporta uno o due casi di persone non conosciute eh, dal medium però eh, diciamo e lui dice che invece il rapporto psichico è importante sicuramente è importante però ci possono essere queste eccezioni. Come vedete nell'indice, eh, nell eh, bon, eh, sì, Bozzano ha eh, suddiviso questi casi in due grosse categorie. La prima eh, parla di messaggi sperimentali in cui la gente e il percipiente si trovano nella stessa stanza o perlomeno eh, in una stanza o in un'altra, molto vicino, insomma, sono nella stessa sede. Però sono pochissimi i casi. Nella seconda invece il percepiente e la gente, cioè chi percepisce il messaggio e chi inconsapevolmente o meno eh, si manifesta, sono lontani. Nella, eh, un caso eh, interessante della prima categoria riguarda una donna che aveva già delle mh, facoltà eh, particolari e ehm, le esercitava eh, per conto proprio, cioè non è che le usasse per fare, eh, non so, chiaroveggenza o medianità, eh, non è che le utilizzasse per estranei. E molto spesso ehm, utilizzava questo mezzo di comunicazione tra lei e diciamo la, la psiche, lo spirito eh, della persona che voleva eh, consultare per avere le notizie dei parenti, dei familiari. Però un caso che riporta eh, Bozzano è avvenuto mh, probabilmente nella stessa casa in cui eh, c'era lei e la persona eh, che si è manifestata. Lei. Ha agito anche su questa persona. Questa persona stava scrivendo una lettera, e a un certo punto lei ha fatto sì che eh, quest'altra persona si eh, smettesse di scrivere. E scrivesse un'altra lettera, e quindi l'ha come dettata, era lei che manif si manifestava attraverso questa persona, e eh, ha fatto chiudere la lettera in una busta, e poi la persona che ha scritto quella lettera ha ripreso tranquillamente a scrivere quello che stava scrivendo. Poi quando ha raccontato la cosa alla persona che era stata sotto la sua influenza. Eh, questa ovviamente non è stata molto contenta eh, di essere stata, diciamo, influenzata dalla, dalla sua parente e non voleva eh, spedire, far spedire questa lettera. Invece, poi questa lettera è stata spedita. Ecco, questo è un caso un po' eh, diciamo particolare però ecco il fatto di eh, avere una comunicazione con eh, altre persone questo è servito soprattutto a un ricercatore che era William Steed che era un giornalista un ricercatore appunto psichico eh, oltretutto eh, era anche mh, piuttosto noto, ha fondato diversi periodici eh, e in uno di questi Borderland, oltre a raccontare queste sue esperienze psichiche, riportava anche messaggi che riceveva eh, da una sua collega eh, che era morta e che appunto con la medianità eh, gli comunicava, gli, gli dava dei messaggi. E eh, in una conferenza, durante una conferenza in un centro eh, spiritualista americano, eh, Stida raccontò che eh, questa Giulia, eh, come si chiamava la collega, gli aveva suggerito di fare anche delle prove di comunicazione conviventi. E eh, perché questo era possibile, secondo lei? Stead ha provato e diciamo così, un po' ci ha preso gusto, secondo me, perché ha eh, diciamo eh, ottenuto anche delle comunicazioni da amici e conoscenti che a volte non volevano neanche che sapesse determinate cose. Eh, in un'occasione ehm, Chiese a un suo conoscente eh, delle notizie che però questo non ah, gli voleva dare. Allora una volta a casa eh, si è messo a tavolino, ha provato a concentrarsi su questa persona e dire adesso tu mi devi dire questo, insomma cosa ti è successo, cosa non ti è successo. E ehm, quindi questa persona, diciamo la psiche, di questa persona gli ha eh, rivelato quello che eh, consciamente non avrebbe voluto rivelare. Poi eh, Sida ha fatto anche delle prove con una sua collega, si mettevano magari d'accordo altre volte invece eh, no, eh, lui diceva: ci, Io mi concentro quel quella determinato giorno, in quell'orario. Tu dovunque sia, eh, sappi che appunto io mi collegherò a te insomma, e ti chiederò che cosa stai facendo in quel momento. Erano, diciamo, queste sono tutte, ho detto prima, ho chiamato conversazioni perché erano proprio dialoghi. Queste sono proprio conversazioni, cioè eh, quello che il percipiente, diciamo così, che fa le domande. E la gente risponde, non è che ci siano eh, anche sul momento, non possono esserci delle risposte precostituite. È ovvio se che se nel se caso di medialità, questa mi... connessione. Della... Allora, adesso eh, concluderò poi alla, alla fine. Eh, Dicevo che ehm, in più di un caso c'è stata questa comunicazione tra Steve e l'amica. Eh, di un caso, io ho ma anche riportato recentemente, l'ho riportato recentemente questo caso perché è curioso, ve lo leggo perché così eh, detto magari con le mie parole posso perdere qualche termine, in modo anche che capiate come vengono raccontati questi casi è eh, Steed che eh, fa questa relazione, lo, lo scrive e questo caso è stato pubblicato in una rivista della società inglese per le ricerche psichiche eh, proprio nell'ambito di queste eh, comunicazioni, dice una volta mentre la mia amica che chiamerò Miss Summers stava dettando un messaggio io la interruppi bruscamente domandando siete proprio voi che scrivete con la mia mano? Oppure sono io che converso con la mia subcoscienza? La mia mano scrisse. Vi proverò che sono realmente io che scrivo. In questo momento siedo dinanzi al tavolo. Ah, scusate, aveva la scrittura automatica, Steve? Cioè, non, non so se conoscete, dopo magari spiegherò meglio la scrittura automatica. In questo momento io siedo dinanzi al tavolo. E tengo fra le mani un oggetto che domani vi porterò in ufficio. Sarà come un piccolo dono che voi dovrete accettare da me. È l'immagine di un vecchio cardo. Risposi, come mai un vecchio cardo? Sì, proprio un vecchio cardo. Esso rappresenta per me un grato ricordo della mia vita ed è per questo che lo tengo molto caro. Domani ve lo porterò e vi spiegherò meglio ogni cosa a viva voce. Oso sperare che lo accetterete. Il giorno dopo la mia amica venne in ufficio e subito le chiesi se mi avesse portato qualche piccolo regalo. Rispose di no, ma che aveva realmente pensato di portarmelo, per quanto avesse finito per lasciarlo a casa. Allora chiesi in che consisteva ed essa aggiunse che si trattava di un regalo talmente assurdo che non desiderava nominarlo. Io insistetti e alla fine spiegò che si trattava di un pezzo di sapone. Io rimasi profondamente deluso per il supposto insuccesso e glielo dissi, ma essa con sorpresa replicò: Strano davvero. Ogni cosa accadde come voi l'avete scritta su questo foglio e si, tro eh, si tratta proprio di un cardo e per giunta di un vecchio cardo, il quale però è impresso sopra un pezzo di sapone e ve lo porterò domani. Dovete sapere che il cardo rappresenta una parte importante nei ricordi della mia vita e qui proseguì narrandomi l'incidente personale, quindi un caso veramente curioso un vecchio cardo su un sapone una cosa davvero insolita e eh, naturalmente questa, questa donna eh, aveva avuto il pensiero di portarglielo ma non ha, non glielo ha portato quindi questa è veramente una, una situazione un po' particolare, ecco e così eh, ci sono mh, tanti casi eh, che sono interessanti. Per esempio eh, c'è un caso accaduto eh, in Russia. In una famiglia una persona era in viaggio in Siberia e eh, la famiglia aveva necessità di sapere, avere notizie di un certo documento. Allora eh, la famiglia ha scritto a questa persona per eh, sapere dove fosse il documento, solo che eh, la risposta eh, non eh, arrivava e si avvicinava il momento in cui eh, era necessario avere questo documento. Allora una sera, dato che eh, la famiglia non aveva notizie del proprio congiunto, si è messa a fare una seduta e ha cercato eh, di chiedere come eh, stava eh, questo parente che si è manifestato e ha detto dovete andare a cercare il documento nel tal posto e vedrete che è lì in un cassetto segreto e lo troverete dato che si era manifestato questo parente in questo modo tutti hanno pensato che fosse morto perché nessuno immaginava che ci potesse essere una comunicazione da un vivente. Qualche giorno dopo eh, hanno ricevuto una lettera da questo parente in cui raccontava che eh, una una notte aveva sognato di eh, aver rivelato alla famiglia eh, dove fosse quel documento perché fino a quel momento non aveva potuto dare loro delle indicazioni allora si era ripromesso la mattina a risveglio di scrivere loro dicendo guardate che il documento è nel tal posto e si è rivelato giusto infatti il documento poi fu trovato allora poi Adesso non so se era i primi del Novecento, ovviamente non c'erano le comunicazioni come possono esserci oggi. Oggi noi eh, veniamo informati immediatamente su determinati fatti. Allora le comunicazioni non erano così rapide come oggi. E anche questo è un caso veramente molto, molto particolare. Altre volte, appunto, come dicevo, eh, Stid con questa amica si metteva d'accordo eh, per una comunicazione. Altre volte, un'altra volta, per esempio, con una nota medium inglese, Florence Mariat, che era anche una scrittrice, anzi, era più una scrittrice, però insomma aveva comunque delle eh, facoltà. Lei a Londra eh, si eh, riuniva con de degli amici per fare delle sedute regolarmente un certo giorno della settimana. Però, durante l'estate, lei si trasferiva. Eh, in un paese credo in riva al mare eh, con tutta la famiglia. Eh, lei aveva sette figli e eh, le mancava non poter partecipare agli incontri con questi amici e fare queste sedute. Allora una sera eh, si è concentrata e ha mandato dei pensieri alla, a questi amici. Uh, Un'altra volta invece, uh, non so se era addormentata, si era addormentata. Comunque c'è stata una comunicazione. Questi amici hanno ricevuto un messaggio da lei uh, e, uh, cioè, scusate, hanno scritto a lei dicendo quello che era capitato loro. Cioè, lei si era manifestata in seduta e aveva fatto delle rivelazioni. In un caso addirittura aveva anche detto lasciatemi andare perché miei figli, sui miei figli incombe un grave pericolo. E in effetti eh, capitò un incidente il giorno successivo a questa seduta in cui eh, incidentalmente una figlia avrebbe potuto anche rimanere ferita per un colpo o di fucile o di pistola, comunque maneggiata da un parente che voleva far vedere ai nipoti quest'arma. Quindi è partito eh, casualmente un colpo, ma nessuno sapeva che questo parente sarebbe eh, arrivato a casa e quindi avrebbe fatto, mostrato quest'arma, per cui c'è sia chiaroveggenza, diciamo, la, o lo spirito della mariata già sapeva che sarebbe capitato quello che poi è eh, capitato. Poi, ehm, un altro caso di eh, sperimentazione è stato fatto da eh, dei ricercatori francesi. Durante eh, una seduta con una medium a che seguivano regolarmente. Si era manifestata eh, una bambina che era parente, eh, mi pare, della, della medium, eh, e eh, questa bambina diceva di trovarsi in un certo posto che aveva molto freddo e. Eh, e quindi eh, poi a un certo punto credo che sia intervenuta una entità invece in cui diceva che questa bambina rischiava eh, di morire. Allora in qualche modo la medium eh, si è concentrata e ha visualizzato la bambina in un fienile, si era addormentata, era eh, in uno stato come eh, semi incosciente, e in questo fine le faceva molto freddo. In qualche modo, insomma, hanno fatto eh, sì che eh, la bambina si risvegliasse o la trovassero. E il giorno dopo, eh, quando eh, andarono a trovare eh, la bambina perché abitava eh, distante dal luogo dove si svolgeva la seduta, eh, la bambina eh, disse, era una bambina piccola, non so se avrà avuto 5-6 anni, adesso non mi ricordo se dicevano l'età. Eh, questa ha detto: Ma perché te ne sei andata via? Dice a questa medium che era parente: ma perché sei andata via ieri? Eh, volevo eh, insomma, cercarti, ma non, non ti ho più visto. Quindi la bambina aveva visualizzato questa medium. Un altro caso eh, invece eh, sempre curioso è questo: una, un gruppo di amici eh, si riuniva per fare sempre sedute e eh, aveva come vicino di casa un ragazzino di 15-16 anni, così, che sapeva di queste sedute ma non aveva mai partecipato. Durante una di queste sedute eh, erano eh, francesi questi durante una di queste sedute eh, si manifesta un'entità che parla in inglese e detta come un verso di poesia credo che queste persone non sapessero l'inglese il giorno dopo in qualche modo vengono a scoprire che adesso non vi sto a raccontare come sono venuti a saperlo insomma quella poesia era una poesia che il ragazzino, nel momento in cui si svolgeva la seduta, stava studiando per la scuola e eh, era questa poesia in un libro di scuola che ovviamente queste persone non potevano conoscere. Quindi erano proprio i versi di questa poesia. E poi ce ne sono veramente numerosi altri non sto neanche a ecco eh, dico una cosa eh, ci sono anche dei messaggi che provengono da persone che sono prossime alla morte o muoiono magari dopo qualche tempo oppure subito dopo si manifestano e preannunciano anche la loro morte quindi vedete ci sono Casi veramente sono casi molto interessanti, sono numerosi perché eh, vedete insomma è, è un libro abbastanza corposo, eh, sono uh, documentati perché si sono fatte tutte le verifiche per vedere che ci fossero appunto riscontri tra quello che eh, sta, era comunicato medianicamente con... Eh, quello che eh, si era realmente verificato, insomma, nella, riguardando quello che riguardava la gente. La medianità, ho detto, riguarda, adesso passo al terzo libro, eh, che io ho intitolato Lettere dall'oltre, perché mia mamma aveva il dono della scrittura automatica eh, che non si aspettava di avere, eh, nonostante sua mamma avesse già la scrittura automatica, ma mentre mia nonna eh, l'aveva in qualche modo cercato eh, questo modo di comunicare, perché aveva, un perso, fi aveva perso un figlio eh, di 21 anni, quindi voleva eh, avere un riscontro. Lei comunque sapeva già tante cose perché in famiglia i miei bisnonni già se ne interessavano. Eh, conoscevano Ernesto Bozzano perché eh, loro abitavano a Genova e quindi, eh, in un certo senso, questo dono si è trasmesso a mia mamma che io non ho la scrittura automatica. Quando mia mamma cominciò ho provato, ero ragazzina, avevo provato a scrivere anch'io, però eh, pensavo troppo, cioè ero, cercavo, c'erano molti miei pensieri quindi eh, non ero in grado di, eh, non, non vedevo una strada. ecco E eh, mia mamma per più di 30 anni ha ricevuto... Eh, dei messaggi che provenivano non soltanto da parenti perché poi a differenza di mia nonna lei ha, eh, ha rivelato questa sua qualità ad amici e anche a persone poi conosciute insomma eh, che avevano necessità di un sostegno di un conforto perché soprattutto scriveva per genitori che avevano perso eh, dei figli naturalmente poi sono venuti tanti altri messaggi da parte di mariti, mogli, genitori, eh, però ecco privilegiava eh, i genitori che avevano eh, perso un figlio. Oltre alla scrittura automatica, ehm, per un certo periodo lei ha fatto anche dei disegni medianici. Attraverso di lei si sono manifestate due entità. Eh, una che era già conosciuta eh, da mia mamma che aveva anche scritto e eh, tracciava dei disegni eh, simbolici, c'erano delle spirali, eh, delle stelle, insomma dei de disegni, chiamiamoli così, mh, molto simbolici e ehm, accompagnati da una frase significativa. Invece l'altra entità... Eh, attraverso i disegni ha un po' raccontato la sua storia, che era quella di una giovane donna che aveva perso il marito e l'unico figlio in un incidente. Era vissuta tra la fine dell'Ottocento e il 1900, Il marito e il figlio erano, mi pare, su una carrozza, insomma, un, su un calese, su un carro, non so, insomma, e eh, sono morti in un incidente che ha coinvolto questo veicolo e si manifestava appunto con eh, all'inizio anche eh, rappresentato se stessa c'è un bellissimo disegno in cui eh, anche se triste c'è una donna con un velo da sposa inginocchiata su due tombe e piedi di due, due tombe. E poi eh, ci sono dei disegni in cui è rappresentata una porta. Prima una porta chiusa, e poi eh, altri credo due disegni con la porta eh, un po' meno chiusa, un po' socchiusa e poi aperta per dire che ehm, vedeva più luce. Ecco all'inizio. Viveva in un, in un ambiente un po' scuro perché era ancora addolorata per la perdita eh, dei propri cari. Poi, pian piano, eh, anche, diceva lei, perché poi a volte scriveva, eh, tramite questi disegni e l'aiuto eh, che mia mamma le forniva con la sua medianità. Lei è riuscita a fare dei passi avanti, ha raccontato nel suo percorso spirituale. E poi ehm, c'è stata anche una piccola produzione che è durata un anno eh, di poesie molto semplici, molto elementari che eh, l'entità di un bambino morto appunto precocemente eh, le ha dettato. Eh, sono molto carine, so, mia mamma non era certo una letterata, non, non si era mai dilettata di poesia, mentre col disegno sì, perché lei aveva fatto anche. Un breve periodo all'Accademia Artistica, poi ehm, era stata sotto la guida di un eh, pittore qui a Bologna, aveva fatto ma, dei soggetti molto eh, tranquilli, cioè erano delle nature morte soprattutto, lei disegnava nature morte. Mentre nei disegni con questa entità di donna che eh, si firmava a Sibilla, ehm, ha disegnato volti, paesaggi un po' fantastici. Eh, insomma, ehm, ha usato molto i gessetti che era un materiale che mia mamma non amava eh, usare perché ci si sporcava molto eh, le mani. Lei usava fare i quadri a olio, eh, quindi con tutt'altra tecnica. e eh, Ho detto. Questa eh, sua medianità eh, è stata anche analizzata da eh, dei grafologi perché a volte capitava che eh, le persone che si rivolgevano a lei affermavano che la firma eh, era quella del proprio caro eh, che aveva appunto in vita mia mamma molto spesso non conosceva le persone che si rivolgevano a lei, tantomeno non poteva conoscere la, la scrittura di queste persone. Sono state fatte delle analisi. Nel libro io ho voluto riportare la testimonianza di due grafologi, eh, una eh, consapevole di analizzare della scrittura automatica, l'altra invece no. L'altro grafologo era stato... Consultato da una persona che voleva vedere se la sua impressione che la firma, non so se era del padre o del, del marito, eh, fosse quella eh, uguale a quella della, del padre eh, vivente e sono state riscontrate delle analogie. E, e poi eh, ho riportato anche delle testimonianze di persone che hanno riconosciuto un modo di dire. Che era tipico dei propri parenti, insomma, adesso mh, io mi posso, posso leggere magari un breve brano. Ah, scusate, qua non vi ho fatto vedere eh, l'indice, ho mh, illustrato un po' la storia eh, della mia mamma, ho fatto un primo capitolo in cui ho spiegato un po'. Eh, ho raccontato un po' eh, la storia dello spiritismo in pillole perché è ovvio non è la sede questa per fare una storia di, eh, dello spiritismo ma l'ho pensato per chi appunto si avvicinava eh, per, la prima volta, chi si avvicina per la prima volta a queste tematiche molto spesso si trovano dei testi di scrittura automatica di messaggistica in cui uno deve già un po' sapere di che cosa si tratta, eh, non, non viene sempre raccontato un po' come eh, è nato lo spiritismo, io ho illustrato un po' quello che è la storia, le caratteristiche un po' della, della medianità, della scrittura automatica in particolare, che è la psicografia, è in generale e eh, all'interno di questa c'è la scrittura automatica poi ci sono varie tecniche nella psicografia c'è la planchette oppure la tavola WIA, non so se la tavola UIA è il tabellone con le lettere, le parole sì, no oppure non so, insomma eh, penso che eh, lo conosciate. Poi, io, appunto, ho suddiviso, ho raccontato la, la storia di mia mamma e poi ho riportato una serie di comunicazioni, suddividendo le, genitori, figli, eh, parenti. Eh, lettere d'amore sono. Messaggi che provengono da due gruppi eh, di messaggi perché mia mamma eh, diceva: Non posso scrivere per tutti tanti messaggi, anche perché dice, eh, non possono raccontare delle novità eh, se sono di conforto. E e poi eh, perché non ci sia una dipendenza da questi messaggi, perché molto spesso ci sono persone che vogliono sempre il messaggio, il messaggio, il messaggio e lei dice non voglio che ci sia questa dipendenza. Però è capitato che in più di un'occasione lei si è sentita di dover scrivere più volte per una stessa persona, quindi ci sono questi due gruppi di messaggi di una moglie per il marito e di un marito. Per la moglie e mh, ho fatto una scelta perché erano numerosi quindi eh, ho scelto naturalmente ho messo i primi messaggi poi qualcuno nella, nel percorso poi un altro capitolo eh, è dedicato a interrogativi per qua, perché qualche volta eh, o le persone che eh, venivano a volte eh, all'inizio mia mamma scriveva anche in presenza di chi desiderava un messaggio. Poi ha deciso di non uh, far venire più nessuno perché, eh, con l'emotività delle persone presenti, eh, si sentiva un po' disturbata nel ricevere il messaggio. Quindi preferiva scrivere in tranquillità con la fotografia di tutti i componenti della famiglia, della persona di cui si voleva il messaggio e i nomi. Ecco, bastava la data di morte, basta, eh, come dati non voleva sapere eh, nulla, ovviamente, però il legame di parentela sì. E, mh, e quindi quando scriveva, eh, a volte appunto veniva influenzata in questi casi. Qualche volta le persone, eh, questi due marito e moglie, erano presenti eh, e eh, facevano magari delle domande. Altre volte appunto c'erano eh, delle, delle domande che eh, sono state fatte a mia nonna, perché all'inizio era lei, la mia nonna materna, eh, che si è manifestata, è stata la prima a manifestarsi. Uh, poco, più, uh, poco dopo l'anno la, della sua morte, era morta nel 1975, mia mamma ha cominciato a scrivere nel settembre del 1976. Primo messaggio a firma di, eh, di mia nonna, appunto. E eh, quando eh, capitava certe volte, eh, mia mamma faceva delle domande, interrompeva e eh, faceva delle domande. Poi è capitato anche che eh, alcuni amici eh, volevano fare un po' di sperimentazione, chiamiamola così, anche se mia mamma non amava molto questo, infatti mh, per un certo periodo ha fatto queste sedute, poi eh, preferiva invece. Dare conforto a persone che eh, desideravano messaggi dai propri cari. Con degli amici, appunto, era, mh, faceva queste sedute. Si chiamava eh, un'amica di questi eh, amici che eh, era morta, si era suicidata perché eh, era malata di tumore e per non gravare sui familiari aveva deciso di togliersi la vita. Allora le hanno fatto varie domande, io ho fatto una scelta delle domande riguardanti eh, la visione nel mondo di là, come si era trovata, ehm, il, diciamo, si parla del corpo spirituale, come si vedeva, com'era lei eh, nel mondo di là, il concetto del tempo, poi invece eh, vedete Dio. Era una domanda che era stata fatta a un'entità che si chiamava Luce ed era anche quello che veniva a disegnare questi, a fare questi disegni simbolici. E eh, quindi varie domande. Io ho voluto un pochino illustrare eh, questa medianità. Ecco, io direi di fermarmi qua perché se mai, se ci sono delle domande, Cesare, eh, posso rispondere a quelli che sono magari collegati in linea se mi vuoi se ci sono delle domande io non vedo aspetta, scusate comunque che... no ci sono ci sono dei saluti mm. probabilmente anche persone che ti conoscono però direi che domande, domande non, non ci sono. Va bene, allora io eh, potrei magari salutare coloro che sono in linea e ringraziarli per la loro partecipazione. Chissà che non ci si ritrova un'altra occasione. Bene, bene, io mi, mi associo ai saluti e ai ringraziamenti, ricordando appunto che la, la trasmissione sarà... Rimarrà sul nostro canale YouTube e ricordando anche il prossimo appuntamento che, che sarà domani e all'interno del ciclo, che è in essere, quello Arcana. Ci sarà Morena Poltronieri e Octavia Monaco, la mistica dei tarocchi, un viaggio nel sacro. Bene, ancora grazie, grazie a Cecilia, grazie a tutti. Grazie e a alla prossima, una buona serata. Ecco, eh, perché... Eh...